Eccoci qua, sono Renata Mattiuzzo, presidente della Proloco di San Donà di Piave. Dopo 9 mesi di lockdown ci proponiamo con un programma di video ricette da gustare e vedere via web. 5 ristoranti, situati nelle frazioni di San Donà di Piave, saranno i protagonisti di questo progetto, con la partecipazione del Teatro delle Arance che ne curerà la logistica e da alcuni ospiti che renderanno gradevoli le puntate. Quello che vedrete sarà un inno all'utilizzo delle materie prime del nostro territorio per far conoscere la cucina tipica della nostra zona. Gli eventi del 2020, a causa della pandemia, non si sono potuti realizzare. Questo progetto, Poenta, Tavo e Accontenta, speriamo sia di buon auspicio. Ringraziamo l'amministrazione comunale di San Donà di Piave e la Proloco per la realizzazione di questo progetto che ha lo scopo di allietare e unire le persone con uno sposalizio tra cibo e cultura. Oggi siamo nel ristorante da Marino a Isiata. Buona visione! Io sono Marino, lui è mio figlio Riccardo. Benvenuti nel nostro ristorante. Siamo qui per presentarvi una ricetta della cucina veneta tipica ed sono le sarde in saor. Le sarde in saor nascono dal fatto che, essendo Venezia una città di mare, un porto di mare, approdavano tante navi da tutto il mondo ed era uno scambio commerciale molto, ai tempi della Serenissima, molto, molto avanzato. E qui c'era un connubio tra le varie spezie dei vari paesi e il pesce delle varie località del mare, del nostro mare, e i prodotti dell'entroterra. E di qui nasce la necessità di poter conservare i cibi, il cibo, soprattutto le sardine, che erano di facile reperibilità, da portare via nelle imbarcazioni per i lunghi viaggi. E si era scoperto che la cipolla era un buon conservante per le sardine. E poi, per migliorare anche il gusto della sardina, ci si aggiungevano i pinoli e l'uvetta. Passiamo alla ricetta. Si parte dalle sardine che ho da intere, le ho eviscerate e le ho anche poi aperte e tolte la lisca. Io preferisco farle così perché con un boccone poi si mangia e via senza avere nessun problema. Si prende la sardina, va infarinata, io ne prendo 2, e poi va messa nell'olio che deve avere una temperatura di 180 gradi circa. Va fritta per una trentina di secondi. Nel frattempo, precedentemente, andrebbe preparata la cipolla. La cipolla, per preparare la cipolla va, di solito si usano le cipolle bianche, vanno tagliate a fettine, faccio vedere lo spessore, e poi in una teglia con un po' di olio, su ogni chilo di cipolla 200 g di aceto di vino bianco, un po' di sale e un po' di olio d'oliva, e dopo va cotta a fuoco lento per circa 2 ore. Una volta cotta si fanno le sardine, si cuociono le sardine. Adesso la sardina è pronta, va scolata, piatto per la dimostrazione, la facciamo un po' raffreddare e poi si mette la sardina con un po' di cipolla, l'uvetta precedentemente ammollata e dei pinoli. Questo piatto va fatto 24-36 ore prima di mangiarlo, perché la sardina assorbe il gusto della cipolla e dei pinoli. E il piatto è pronto. E adesso vi presento il piatto forte del nostro ristorante, che è il gran fritto da Marino. Abbiamo qui, oggi abbiamo trovato questi pesci, abbiamo le sogliolette nostrane, i calamari cacciarioli, i barboni, qualche scampo, delle acquadelle, gamberi vari.
passiamo alla preparazione del fritto. Il fritto è molto semplice. L'importanza del fritto è la temperatura dell'olio e che assorba bene la farina e poi va fritto di conseguenza. Prendiamo di nuovo la farina. Poi il fritto va cotto in base alla grandezza del pesce, si parte dal pesce più grande e poi si passa a quello più piccolo in maniera molto repentina, diciamo. Infariniamo la sogliola, la mettiamo nell'olio, poi passiamo ai barboni, sempre infarinati per bene, messi nell'olio, poi si passa ai gamberoni. Aspettiamo sempre una ventina di secondi, poi aggiungiamo le cose un po' più piccole, di pezzatura più piccola. Si passa agli scampi. I calamari io preferisco tenerli interi, perché sono belli anche da vedere sul piatto. Ecco qui. Abbiamo anche le teste che sono molto gustose. E poi ci mettiamo qualche gambero, qualche acquarella, giusto. Aspettiamo qualche secondo che il fritto diventi bello croccante. Non potete sentire il profumo, ma merita. Ecco qui, spegniamo l'olio. Ci aggiungiamo un goccio di sale, una spolveratina proprio lieve, e posizioniamo il nostro fritto. Io preferisco metterle su queste ceste perché è arieggiata e il fritto non diventa molle facilmente, rimane croccante. Ed ecco qui, pronto da mangiare. E buon appetito a tutti. Ciao da Marino e Riccardo del ristorante da Marino Isiatta San Donà di Piave. Grazie. Eccoci qua, sono arrivata Tose! Sì, Silvana! Quanto è traffico! Ma dove va tu? Marino, sono arrivata! Benvenuta Silvana! Grazie, la conosce tutti sta qua? Mi vengo sempre, se magna benone! Dai, che bel trovarsi qua! Proprio! E soprattutto trovare Magnar Zaffatta! Cosa ordine io vi altri? Mi ordine una frittura grande piena di pesci, ma non vede ora e mangiare. Una montagna di frittura! Cos'è io? No, forse in te mi ordinerei qualcosa di un po' meno calorico, sa. Guarda, qua è un'altra specialità che è buonissima, che è il sardin salor. Come che le fa Marino, le fa meglio sol che soffia Riccardo. E poi te fa bene, perché il sardin salor è pieno di segue. E pensate che a segue è piena di vitamina C. Pensate che sta ricetta l'ha inventata i marinai che stia in mar, che siccome aveva sempre poca vitamina C e aveva paura di ciappare scorbuto, gli si fa stessi sardin qua segue, in maniera segue, e scorbuto, diciamo che a voi è scorbuto, vai con segue. E una bestia è scorbuto. E se mai a chi? E ne avevamo poche. E dopo di noi, uvetta, pinoli, insomma, ti vedrà. E se ne avevamo anche massa. Ti vè. Mi fa peccato però tutte le bestioline, sa? Motta, guarda. No, guarda. Poderì far ordinate una robetta. Cosa? 4-5 schivanei di bisatto. Te sentivate? Marino! 4-5 schivanei di bisatto per la Franca! Ancora cosa ha detto Silvana? Che roba fia strana. Va bene. E mi ordine la mia bella fritturina. Marino!
Posso avere la mia fritturina? Ma che è fritturina? Pronti, Silvana? Ah, grazie, Marino, sempre. Guarda che robetta. Guarda che robetta. E la fragranza? La fragranza di questo fritto. Guarda. Ma è buono. E sai una roba che è importante. Anche in questo momento di difficoltà, di ristrettezze, saper cogliere, guardami, no frittura, saper cogliere Cosa? Il poco che abbiamo, godere del poco che abbiamo, saper godere. Che bella frase, anche bella frase. Sì, chi che l'ha detta sta bella frase? Chi l'ha detta? Mira l'ho detta, no? Maria Vergine Santissima! Ascolta, ma sto mangiando, se puoi accompagnarlo con qualcosa? Certo, una cosa che non deve mai mancare. Cosa non deve mancare? La poenta. Oh, sì, si è buona! Perché ricordeva che la poenta fa tavola con te!